DeAndre Sleet as the shooter. He's charged with first and second degree murder. And police also arrested 23-year-old Kiara Wesley in this case. They believe she drove the getaway car. Tim Marconi was shot and killed while walking home. Come si chiama questo ragazzo? Pino. E com'è? Raccontami. È innocente, mamma. Ma ancora per poco. Stiamo per fare un salto di qualità. Sono entrati nuovi soci. E gente che sta in alto. È tutto documentato. Nomi, cognomi, date, intrecci politici, somme di denaro fino all'ultima lira. C'è un signore al telefono. Mi sembra Steinmetz. Steinmetz? Giorgio Steinmetz? È lo pseudonimo di qualcuno che sa tutto su Cefis. Lei non ha capito con che abbiamo a che fare, sa? Non mi tocca! Come si chiama questo film che sta a fare? Si chiama Salò. Sì. Ma com'è che vi interessa tanto sto ragazzo? Non capisco. Ho trovato il regista e muore papà attore. Facciamo parte di un pischiello che ammazza un frog. Pensa un po'. Io non ho capito che devo fare in tutto questo. Tieni il libretto, c'è sta il nome tuo. È tua la macchina, fregno. Mi stai dicendo che anche lui ti tradirà? Credo di sì. Allora, non ti ama? The alleged gunman, Sheldon Francis, 29, of Middleton, Delaware, 86-year-old Paul Marino and 85-year-old Lydia Marino died after being shot. Dominique Moore, charged with the murder of 80-year-old Dr. Craig Cullen Tarzano. The victim is punched, kicked, and body slammed into a bush. Then the ruthless attackers stomp on him. So he just started kicking at me. It was just one after the other. And I spoke to Daniel Cifarelli. You can see bystanders in Miami Beach recording cell phone video after the attack, but no one approaches to help. It was like an entertainment show. In a string of robberies in Brooklyn, this latest incident shows the armed men robbing a jewelry store in downtown Brooklyn last Saturday. They're believed to be responsible for 5 robberies at jewelry stores, mobile phone stores, and a laundromat in various neighborhoods.